La sede torinese dell'AIS, oltre alle manifestazioni istituzionali, ospita altre iniziative come questa con Laura Gattullo, uno dei soci di Vinidea. Che cosa proponete e a chi è riservata la manifestazione di oggi? Noi oggi abbiamo l'opportunità di far assaggiare tutti i prodotti che noi rappresentiamo, quindi una trentina di aziende di vino più alcune eccezioni di alimentari, e le proponiamo ai nostri clienti che sono operatori del settore alimentare, quindi ristoratori, enotecari e bar. Prodotti che arrivano non soltanto dal Piemonte ma da tutta Italia. Da tutta Italia, perché partiamo dalla Val d'Aosta fino alla Sicilia, ma non solo dall'Italia, perché abbiamo distributori che propongono prodotti che arrivano da tutto il mondo. Guido Gobino, un'eccellenza piemontese, conosciuto in tutto il mondo. Quali sono le ultime due novità? Ma quest'anno presentiamo due cose un po' particolari. Abbiamo lavorato direttamente sulla fava del cacao, quindi presentiamo una fava di cacao tostata, decorticata a mano e ricoperta con filo sottilissimo di cioccolato, e un amarissimo, il nostro amarissimo storico, però presentato con una doppia consistenza, quindi al palato si presenta in un modo un po' più gentile, un po' più aggraziato, molto divertente, diciamo. Pierpaolo Monti, Monforte d'Alba, i vostri prodotti di battaglia? Beh, innanzitutto la Barbera d'Alba, perché è il vino con cui abbiamo iniziato la nostra attività nel campo vitivinicolo. Barbera importante, ottenuta con Bassarese in vigneto, vigneti molto vecchi, da fino ai 45 anni di età, e una resa sotto i 60 quintali per ettaro. E poi il Barolo Bussia, cru storico di Monforte, che è il nostro, diciamo, cavallo di battaglia anche per i mercati esteri. Ivo Basile, Tasca d'Almerita, intanto il vostro cavallo di battaglia qual è? Ma noi probabilmente il Rosso del Conte è quello che è l'espressione più antica di un cru di Nero d'Avola di Regaleali, ma oggi l'azienda rappresenta 5 tenute con 5 territori, per cui parlare di un cavallo di battaglia è come dire a un papà qual è il suo figlio preferito. Claudia Fedro, l'azienda Nervi di Gattinara, il vostro Gattinara 2005 è quello che ha ottenuto l'affinamento perfetto? Sì, è uno tra i nostri vini top, diciamo, nonostante sia un prodotto base, un nebbiolo base, è comunque di alto livello, perché il disciplinare per esempio prevede un 90% di uve nebbiolo e il restante di altre uve locali. Noi invece preferiamo avere un prodotto base top, quindi lo facciamo un nebbiolo in purezza, 100% nebbiolo. Sì.